Economia per tutti. Consigli utili per gestire il reddito familiare. Le rimesse. Quando una persona decide di lasciare la sua patria per trovare lavoro in un altro paese, può decidere di inviare delle rimesse. Le rimesse sono contributi di denaro che il migrante spedisce alla sua famiglia nel paese d'origine. I parametri con i quali valutare la convenienza nell'utilizzare i canali di invio sono il costo, l'accesso al canale di invio e ricezione, la velocità, la sicurezza, il controllo. Il costo è sicuramente uno degli elementi più importanti da valutare nel momento in cui si decide di inviare una rimessa. Il costo di invio di una rimessa è dato dalla differenza tra i soldi inviati e quelli ricevuti. Ad esempio, se invii 100 euro a casa e la tua famiglia ne riceve 80, o l'equivalente di 80 euro in valuta locale, vorrà dire che il costo della rimessa è 100 euro meno 80 euro, cioè 20 euro, il 20% di quanto inviato. Il costo di invio è composto dalle commissioni più il tasso di cambio. Le commissioni sono il costo della transazione applicato dall'istituzione finanziaria e solitamente sono espressi in percentuale. Questa percentuale è quella maggiormente pubblicizzata e quindi quella che più spesso si utilizza nel confrontare le diverse offerte. Ricorda che solitamente meno denaro invii, più alta sarà la commissione e viceversa. Il tasso di cambio è collegato al tasso usato per cambiare i soldi nella valuta del paese in cui sono diretti ed è in pratica il costo nascosto della rimessa. È importante quindi chiedere sempre all'intermediario che tasso di cambio utilizza. I canali per trasferire denaro possono essere di due tipi: informali, ovvero quei metodi che non passano attraverso le istituzioni e non subiscono controlli e tassazioni dirette, come per esempio affidare il proprio denaro ad un parente in partenza. O formali. Sono tutti quei metodi per inviare denaro che utilizzano operatori o strumenti regolati dalla legge e controllati da un'autorità che vigila sui flussi finanziari. Gli operatori tipici per l'invio di denaro all'estero sono MTO, Money Transfer Operators, accessibili e veloci nel trasferimento, ma anche molto costosi. Le banche, anche se più lente nel trasferimento, applicano il tasso ufficiale di cambio. Affidare alle banche queste operazioni garantisce la creazione di una storia creditizia, favorendo l'accesso al credito in futuro. Le carte prepagate utilizzano il tasso di cambio ufficiale e garantiscono un alto accesso ed una buona velocità della transazione. Ricorda, pianifica un invio periodico delle rimesse per poter utilizzare canali meno costosi o pagare meno commissioni. Cerca di evitare che le rimesse vengano spese solo per i consumi, ma invita la tua famiglia a risparmiare una piccola quota delle rimesse che invii. Sensibilizza la tua famiglia sul valore delle rimesse. Sono frutto di sacrifici e strumento per costruire il tuo e il loro futuro. Confronta sempre i costi dell'invio. Le rimesse sono una risorsa importante sia per la tua famiglia che per il tuo paese d'origine. Fai attenzione per gestirle nel modo più conveniente.